Quando sono passata di qua e ho visto che cosa sta succedendo, sono scoppiata a piangere. Ho 26 anni ma ho pianto tantissimo. Qui ho visto tante cose che non mi piacevano. Ho visto ruspe, di cui si vedono ancora i segni. Ho visto macchine trinciapiante, se così posso chiamarle. Ho visto per settimane dei tir ricolmi di terra andare e venire. Io ho alzato il telefono e ho chiamato la guardia forestale. Ho chiamato anche Legambiente per avere un supporto di persone che sicuramente ne sanno più di me. Avevo ragione, i lavori si sono interrotti immediatamente e quindi purtroppo mi sa che c'era qualcosa di grosso che non andava. Quando mi si è palesato tutto davanti agli occhi, ruspe, trinciapiante e cumuli su cumuli di ghiaia e di terra di vario tipo appoggiati qui a soffocare i prati e a uccidere le piante, ho capito che c'era totalmente qualcosa che non andava. Ci troviamo qui su quello che fino a qualche giorno fa era un prato stabile e quindi un magredo friulano, un prato magro. Quel giorno, quando sono passata di qua, e ho visto che cosa sta succedendo, sono scoppiata a piangere. Ho 26 anni ma ho pianto tantissimo. E dopo le lacrime però ho deciso che era il momento di scrollarmele di dosso, di fare qualcosa a riguardo. E ho iniziato a chiedermi, ma i prati stabili sono zone che dovrebbero essere tutelate da delle leggi regionali. I prati stabili, questa zona qua tutta lungo il torre, è una zona aria, che vuol dire aree di rilevante interesse ambientale. Quindi ho alzato il telefono e ho chiamato la guardia forestale. Ho chiamato anche Legambiente per avere un supporto di persone che sicuramente ne sanno più di me. E purtroppo alla fine ho capito che, pur non volendolo, avevo ragione. I lavori si sono interrotti immediatamente e quindi purtroppo mi sa che c'era qualcosa di grosso che non andava. E ci troviamo qui in realtà in quello che purtroppo ora è un vecchio prato stabile, è un posto che soffre, è un posto che soffrirà per tanto tempo perché i prati stabili non si creano in qualche anno e soprattutto non si ricreano perché lo decidiamo noi poi. È nata una sorta di proposta che è quella del garante del verde, cioè il Comune di Milano ha dato un esempio, sta lavorando per istituirlo, ma in qualche modo ci sono ancora delle cose da correggere nei processi che danno poi la possibilità ad un comune di istituire una figura del genere. Noi in qualche modo vogliamo essere garanti di quei processi, in modo che ci sia un dialogo autentico tra cittadino e istituzione in cui le piante non ci rimettano. Stiamo aspettando voi però, perché se vedete qualcosa di anomalo, noi abbiamo solo bisogno di una foto, di un messaggio, di una chiamata, di capire come possiamo esservi di aiuto.